Dopo la vittoria con l'Olimpia Agnonese ed il pareggio di Giulianova, il Celano cade al piccone con l'Arecanatese, che si è dimostrata più squadra in una gara dalle mille emozioni ma anche dal grande nervosismo. Alla fine il punteggio premia i giallorossi ospiti, con il Celano che chiude 9 uomini per le espulsioni di Mercogliano e Calabrese. Avvio di gara senza sussulti fino al 14esimo, quando Di Julio in aria da posizione defilata mette a lato. Al 16esimo però arriva il primo episodio decisivo della gara. C'è infatti un buco clamoroso della difesa abruzzese, ne approfitta Marolda che si invola verso la porta celanese mettendo alle spalle Di Amabile con un tiro molto violento. La risposta dei biancazzurri di casa è immediata, ma in area marchigiana Mercogliano vede la risposta di Verdicchio con Suleman e Simeoni, che poi sprecano malamente da buona posizione. Gara in salita per la squadra di Pasquale Luiso, che però non sembra accusare il colpo del gol subito quasi a freddo. Al 21esimo c'è infatti un colpo di testa di Mercogliano che manca di poco il bersaglio. Luiso sprona dalla panchina i suoi a spingere, ma al 27esimo c'è la seconda ingenuità, questa volta di Amabile, che atterra Galli in area. Dante di Roma indica il dischetto con lo stesso Galli, che trasforma per il 2-0. Gara sempre più difficile per i celanesi, che al 31esimo perdono anche per infortunio l'attaccante Buongiorno, sostituito da Calabrese. Ma per il Celano non è giornata, visto che al 40esimo c'è un rigore per fallo di Patrizi su Luzzi. Marfia si fa però ipnotizzare da Verdicchio, che salva porta e risultato parando il rigore. La ripresa si apre al primo con un tiro a fil di palo di Traini, al terzo è ancora Mercogliano a sfiorare il 2-1 prima del clamoroso errore dell'esperto Marolda, che manca un gol praticamente fatto. Ce l'hanno tutto all'attacco e Recanatese pronta ad approfittare in contropiede, questo il canovaccio della ripresa giocata a viso aperto dalle due formazioni. Al settimo il Celano resta in 10 però per l'espulsione di Mercogliano per un fallo su Gigli. Piove sul bagnato in casa marsicana nonostante la giornata estiva, anche se al 19esimo Sambu, appena entrato con un Eurogol, riapre la partita, che rischia di chiudersi nuovamente al 23esimo quando Narducci si fa murare la conclusione ravvicinata da Amabile. La gara non conosce pause, al 28esimo e Di Julio con un tiro insidioso a chiamare ancora l'estremo marsicano al salvataggio in calcio d'angolo, ma al 29esimo i marsicani restano in 9 perché viene espulso anche Calabrese per un fallo su Mosconi. Luiso protesta dalla panchina e viene allontanato dall'arbitro romano. Gli animi si surriscaldano in campo e sugli spalti con il gioco che resta fermo per diversi minuti. Il match resta però vivo con il palo esterno colpito da Marolda al 35esimo ed il generoso ma infruttuoso forcing finale dei celanesi, puniti ancora da Marolda ormai a tempo scaduto. Purtroppo ecco, una giornata negativa per quanto riguarda gli episodi, abbiamo perso per episodi, dispiace perché i ragazzi hanno dato l'anima, hanno corso, hanno lottato, abbiamo fatto la partita solo e esclusivamente noi. Se analizziamo i gol, un rinvio del difensore, Marolda è stato bravo ad infilarsi tra i nostri centrali dopo un liscio di Villa e si è trovato al tu per tu. Secondo, potevamo subito pareggiarla con doppio intervento del portiere loro, però abbiamo fatto la partita, l'abbiamo fatta. Il rigore sbagliato la potevamo aprire, un rigore c'era o non c'era su Galli, però come ti ripeto, secondo tempo abbiamo spinto, abbiamo fatto pure il 2-1, ma poi ci ha lasciato il 9, non è che potevamo fare più di tanto. A Mauro, una Recanatese spietata, 3 gol, un palo, 2 occasioni divorate dinanzi al portiere, eppure nel finale avete sofferto nonostante la superiorità numerica. Sì, analisi perfetta. Sono partite che bisogna chiuderle prima. Sul 2-0 in vantaggio di un uomo abbiamo preso questo Eurogol che ci sta, però poi dovevamo gestire meglio la palla e essere più magari determinati sotto porta per chiudere la gara, cosa che abbiamo fatto al 90esimo, e quindi la pecca della squadra è questa, che ha creato diverse opportunità e doveva chiudere la gara quando l'aveva in pugno. Non c'è neanche il tempo di gioire per questa vittoria, che mercoledì ci sarà il recupero col campo basso, una gara che sulla carta si presenta sicuramente molto più difficile di questa. Ma senz'altro, una partita difficilissima con una squadra forte, con un organico importante, e speriamo che di ricaricare le batterie prima possibile, anche se loro diciamo hanno avuto un giorno in più avendo fatto l'anticipo ieri, però mi auguro questa vittoria ci dia un po' di morale, un po' di entusiasmo, un po' di convinzione in più.